diciamo, mettere di più quando noi dobbiamo tirarli fuori, forse è bene farlo in maniera più oculata. Però questa mattina qui non lo mettete all'inizio del progetto, in realtà voi siete alla fine, quindi quando i soldi sono già arrivati, non è che voi dovete mettere i soldi in un posto, la proposta viene presentata con il budget, poi arriva appunto l'anticipo da parte della commissione inizio progetto, voi spendete, a fine progetto si fa la rendicontazione calcolando il vostro contributo più quello della commissione europea. In realtà materialmente vi tasca proprio un... Bisogna dimostrare di avere la disponibilità. Sì, per esempio in alcuni progetti che noi abbiamo fatto con il Ministero dell'Interno, che abbiamo fatto con progetti appunto con le forze dell'ordine, sì. Per esempio qui sugli strumenti finanziari si poteva giustificare il cofinanziamento con le risorse umane, però non con il lavoro ordinario. In realtà con il lavoro straordinario. Quindi noi abbiamo raccolto i cedolini dipendenti, dimostrando che questi dipendenti normalmente svolgono un'altra attività lavorativa, sono tutti trattenuti di al lavoro e la quota di straordinario è stata quella che è stata utilizzata per il cofinanziamento. Quindi ci sono, ripeto, molto di varia da strumento finanziario e strumento finanziario, quindi poi bisogna vedere un attimo sì, quando lo esce di presentare la proposta, bisogna guardare il dettaglio relativo al budget. Ora, un tempo la Commissione europea dava anticipo metà progetto e saldo, ora si regolano sempre più su un anticipo un po' più grosso per il saldo finale. Ora, un'altra piccola distinzione, dobbiamo farla tra gli inviti a presentare proposte e sovvenzioni, che sono quelli che vengono utilizzati per i finanziamenti diretti e le gare di appalto. Ora, l'invito a presentare proposte, noi lo consideriamo anche uno strumento che ha un approccio dal basso, perché siamo noi, partner del progetto, che stiamo prospettando una soluzione alla Commissione europea, cioè diciamo alla Commissione europea, guarda, per raggiungere uno degli obiettivi della strategia Europa 2020 noi abbiamo questa idea. Quindi alla Commissione europea interessa molto la qualità della proposta che vengono a presentare. L'aspetto economico è importante ma non molto. L'importante è che noi dimostriamo, perché per quella nostra idea stiamo chiedendo in realtà un budget congruo. Però l'aspetto finanziario non importa molto. Però ricordate che siamo sempre in presenza di un cofinanziamento, quindi di una parte di contributo che dobbiamo mettere noi come partner del progetto. Invece nella gara di appalto, noi diciamo che la gara di appalto è un approccio dall'alto, perché lì è la Commissione europea che dice io devo fornire 20 computer al Sudan e quindi dice le caratteristiche che devono avere questi computer. Quindi è importante sì la qualità della proposta, però è molto importante l'offerta economica, perché dice il principio, vince la migliore proposta al miglior prezzo. Però poi una volta che ci siamo aggiudicati la proposta abbiamo un finanziamento al 100%, perché ci viene coperta l'intera somma. L'invito a presentare proposte quindi viene utilizzato per poter accedere agli strumenti finanziari che poi vedremo tra un pochino, live e così via. La gara di appalto viene usata essenzialmente per gli strumenti per l'assistenza esterna, perché siccome l'Unione Europea è il più grande donatore del mondo e quindi va a lavorare con dei paesi appunto tipo gli strumenti lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, con i paesi in via di sviluppo, quindi lì l'Unione Europea essenzialmente va a dare qualcosa, quindi sarebbe difficile proporre un cofinanziamento, appunto quando c'è necessità di fornire dei generi alimentari oppure delle tende per essere verificate in emergenza, e quindi viene utilizzata la gara di appalto. Ora, dove le troviamo tutte queste informazioni? Ah, un'altra cosa, la gara di appalto viene utilizzata per la fornitura di beni, per la fornitura di servizi oppure per l'esecuzione di lavori. Ora, dove troviamo tutte queste informazioni? Per le inviti a presentare proposte l'abbiamo detto, sulla gazzetta ufficiale Serie C oppure sui singoli siti web delle direzioni generali. Per le gare di appalto invece esiste una banca dati che si chiama Banca Dati TEN, che in realtà comprende quella che è la gazzetta ufficiale Serie S della Commissione Europea, che sarebbe la serie dedicata al supplemento. Questa è una gazzetta ufficiale enorme, e perciò è stata organizzata sotto forma di banca dati,
di appalto dell'Unione Europea, delle varie direzioni generali, dei vari organismi dell'Unione Europea, ma comprende anche tutte le gare di appalto di tutti e 28 paesi membri dell'Unione Europea, la cui soglia supera i 250.000 euro. Quindi, come potete capire, è una cosa enorme, quindi è stata organizzata sotto forma di banca dati, perché ci sono delle criteri di selezione. Quindi, se voi siete interessati, per esempio, facciamo l'esempio di prima, fornire un computer, comunque alla fornitura di servizi in una determinata area geografica e in un determinato tipo di servizio, noi selezioniamo le caselline all'interno della banca dati e ci verrà dato il risultato soltanto delle gare di appalto che hanno quell'argomento e quell'area geografica. E quindi ci semplifica molto il lavoro. E questo lo raccontiamo perché è un po' l'idea della nostra partecipazione italiana a queste cose. Il Parlamento Europeo aveva pubblicato una gara di appalto per la fornitura di pasta e la gara di appalto sarebbe aggiudicata alla Spagna perché l'Italia non si è proprio presentata, cioè nessun italiano aveva consultato la banca dati, quindi ha colto questa opportunità. E ora il Parlamento Europeo mangia la pasta spagnola. Quindi questo per farvi capire la non conoscenza di questi strumenti, in realtà permette anche ci lascia, diciamo, all'oscuro di tante opportunità che invece potrebbero essere utili per le aziende. Quindi cercate di farci un po' amicizia con questa banca dati. Quindi ora vediamo velocemente quali sono, secondo noi, le principali banche dati che andrebbero consultate per avere un'idea di quello che succede in Europa. E Eurlex, che appunto sarebbe la banca dati che contiene la gazzetta ufficiale CE della Commissione Europea, e quindi dà informazioni anche tutta la legislazione in vigore e in preparazione della Commissione Europea. Poi abbiamo un sito RAPID, questo è il sito che in realtà contiene i comunicati stampa delle varie istituzioni della Commissione Europea e ci dice anche un po' su che cosa la Commissione Europea sta lavorando, quali sono i progetti che sono stati approvati, qual è la scala di partecipazione a livello europeo rispetto ad alcuni strumenti finanziari, oppure la risposta dei vari stati membri rispetto ad alcune tematiche. Poi c'è la DG InfoReggio, che è la DG che fornisce l'informazione su tutta la tematica dei fondi strutturali, e poi, come vi dicevo, consultate anche le singole direzioni generali dell'Unione Europea, specialmente nel momento in cui voi avete individuato un tema su cui volete lavorare, perché vi trovate una serie di informazioni, tra cui anche per esempio gli eventi che vengono organizzati per illustrare gli inviti a presentare proposte dei singoli strumenti finanziari. Quella che vedete ora sullo schermo è la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C e L. Questa è la banca dati TEG di cui vi parlavo delle gare di appalto. Non vi fate ingannare dal fatto che la prima pagina è in italiano, poi passata la prima pagina si accede allo strumento direttamente in lingua inglese. E questa è la banca dati RAPID, che è la banca dati dei comunicati stampa. Ora, quando vedete queste piccole casellini, questi quadratini vicino alla singola comunicato stampa, significa che quel comunicato stampa è disponibile anche in altre lingue, in questo caso tedesco e francese. Se invece trovate una moneta con dei puntini, vuol dire che è accessibile molto più altre lingue, molte volte anche in italiano. Poi vabbè, c'è l'ufficio di cooperazione di Rotterdam, che dà un'informazione su quello che è lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, che è appunto questo, e sempre attraverso questo Europaid si può accedere alle gare di appalto. Ha una pubblicazione di servizio, queste slide, anche perché ve ne saranno poi tante dopo, le metteremo nella pagina dedicata a questo evento. La pagina dedicata a questo evento lo trovate in fondo al programma. Vi pubblichiamo le slide, non so se voi vi siete iscritti online. Se vi siete iscritti online, allora potete anche scaricarvi l'attestato di partecipazione della giornata di oggi. Quindi per le slide dovete aspettare qualche giorno, il tempo magari per non ritornare in ufficio di mettere online. Invece il certificato mi sa già da domani, vedo, nel momento in cui chiudiamo le iscrizioni,
Noi abbiamo lasciato aperte le iscrizioni fino a stasera, perché molte volte vengono agli eventi e non si sono iscritti e vogliono l'attestato di partecipazione al tempo fino a sera e non lo chiedono, possono completare l'iscrizione e scaricarsi l'attestato. Questo sarebbe sì. Tra l'altro esiste ancora il sito ai tutti i prestiti della Commissione Europea che dà una panoramica di tutti quelli che sono i finanziamenti, poi esistono anche altre banche dati tipo quello della rappresentanza della Commissione Europea in Italia e queste sono appunto le pagine di riferimento del sito ai tutti i prestiti e questo della rappresentanza della Commissione Europea. Altre informazioni poi le trovate sul sito del Parlamento Europeo in Italia, sul Dipartimento delle Politiche Europee e come vi dicevo prima anche sull'infoleggio la DG competente, DG politiche regionali della Commissione Europea che si occupa dei fondi strutturali ed è qui, se cliccate sulla cartina potete accedere anche le informazioni in Italia o in altri paesi europei, cioè, per esempio per un periodo abbiamo avuto un progetto che ha vinto una carta del fondo di Romania con l'autorità di gestione romena e quindi abbiamo organizzato per dei funzionari dell'autorità di gestione delle visite di studio in Europa e quindi io non sapevo dove cominciare per poterci fare ospitare. In realtà andando poi qui su questo sito ho cliccato sui vari paesi e mi sono scaricato gli indirizzi delle autorità di gestione di quei paesi e quindi ho inviato la mail per poter organizzare le visite di studio. A volte piccole informazioni così possono essere utili quando uno fa un lavoro di ricerca, di studio a livello europeo. Poi c'è questo sito, Cordis, che è importante perché dà informazioni su tutto ciò che riguarda la ricerca e lo sviluppo tecnologico in Europa. Ed è questo. Anche qui non mi fa niente a grande, la prima pagina è in italiano, perché si risulta che tra le lingue ufficiali c'è l'italiano, però quando si va ad accedere ai bandi, tutte queste cose qui, automaticamente diventa tutto inglese. Poi esistono tutta una serie di sportelli sui territori che danno informazioni sull'Unione Europea. Noi per esempio facciamo parte della rete di Europa d'Ale, che è questa, e sono una serie di sportelli, in Italia sono 50, presenti sul territorio italiano, che danno un primo aiuto, diciamo, nella ricerca delle informazioni sull'Europa. E più si organizzano delle attività, giornali informativi come queste. Noi abbiamo conosciuto la professoressa invece in occasione della manifestazione fatta Piazza del Popolo di Roma, quindi facciamo sia degli eventi diciamo un po' più divertenti di promozione che degli eventi però diciamo, c'era anche l'ambasciatore olandese che aveva tutto il problema della City Bike, insomma diciamo era anche esatto. Culturale che quello insomma, invece tutto lo Smart City di cui abbiamo parlato. Ma tra l'altro ecco, noi ci siamo conosciute lì, noi sponsorizziamo molte manifestazioni ciclistiche del Lazio. Ora metà del 5-6 ce n'è una a Rieti e poi l'altro giorno sono stati ad Assisi, domenica scorsa, quindi noi siamo sempre con un punto informativo, perché appunto in quell'occasione lì abbiamo conosciuto la professoressa, anche un modo per farci conoscere e quindi avere più pubblico diciamo poi per queste attività più serie. Poi abbiamo Euro Info Center, che sono sempre una rete di informazione sull'Europa, i centri di documentazione europei che sono aperti presso le università, tra l'altro in Calabria ci sono... E però non danno informazioni, ci sono le persone, però... Ah, neanche quello di Gioia Sionica, perché lì ci sono invece delle ragazze che sono progettiste e sono brevissime. Ah. La invito a mettersi in contatto con loro, noi abbiamo spesso lavorato insieme a loro, addirittura su dei progetti che avevamo all'estero, in Tunisia, le abbiamo coinvolte perché sono molto attive e loro fanno anche progettazione, perché siccome sono delle ragazze giovani che tra l'altro ebbero un'ottima formazione quando noi avevamo un vecchio progetto del Forfex per la creazione degli sportelli europei del sud, queste ragazze hanno fatto formazione da noi, poi si sono candidate, sono diventate del centro di Europe. In più loro si sono consorziate, sono questi consorzi con i comuni della Calabria e svolgono per questi comuni un'attività di progettazione. Quindi in realtà mi hanno fatto diventare una vera preoccupazione. Io ho quello. Io ho una bravissima studentessa che si è laureata su una tesi su Toriosa Ionica, molto brava, non la potrei mettere in contatto con loro. Sì. E l'ha fatto proprio sui percorsi enogastronomici, turistici, culturali. E quella che possono farlo diventare un progetto. Sì.
sì. Mentre la progettazione non la facciamo per, diciamo, con pubblico mondiale, da noi quindi esisteva fino a qualche mese fa l'ufficio attività internazionale, quindi per la facciamo progettazione europea, ma diciamo per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Invece loro, essendo proprio una struttura di servizio dei comuni del territorio calabrese, riescono a presentare proposte di progetto con il comune. Posso dare anche di Poi ci sono gli sportelli Eurodesk, che sono degli sportelli di informazione per i giovani, poi c'è la rete, questa è importante, Enterprise Europe Network, perché questa rete, che è diffusa in tutta Italia, soprattutto in tutta Italia, in realtà fa da punto di contatto nazionale per due strumenti finanziari che tra poco vedremo, che sono il programma COSME e il programma Horizon. Quindi anche se dovete organizzare degli eventi a livello locale, diciamo, un po' per esempio della Calabria, potete contattare lo sportello presente in Calabria della rete Enterprise Europe Network e organizzare un evento su uno strumento finanziario specifico, quindi per cercare contatti. Poi ci sono i centri europei di imprese innovazione BIC, la rete per l'impiego Eures, poi ci sono i centri europei di consumatori e poi ci sono tutta una serie di altri servizi tipo il Solvit che aiutano, diciamo, i cittadini europei a risolvere alcune problematiche. Poi esiste il nostro mondo, che è il mondo Formez di informazione online, perché attualmente lo sportello Europe Direct è nato sotto un dipartimento che era il Dipartimento Attività Internazionali. Siccome siamo stati commissariati, il Dipartimento Attività Internazionali è stato chiuso e ora lo sportello è inserito all'interno di un dipartimento che si chiama Innovazione Digitale delle Pubbliche Amministrazioni. Quindi il focus è molto diffondere quanto più possibile online, cercare di promuovere quanto più possibile questa cultura dell'online. E quindi abbiamo tre focus: europa.formez.it, il secondo che è sbagliato, il programma comunitario.formez.it, e poi abbiamo un altro focus che si chiama fondi strutturali.formez.it, che chiaramente contiene le informazioni sui fondi strutturali. Questa è la pagina dell'Europa.formez.it, che è la pagina che poi ospita lo sportello di Europe Direct. È una pagina dove noi mettiamo un po' tutte le opportunità che ci sono a livello europeo, opportunità per i giovani e così via. Però quello che è importante, lì trovate informazioni sugli orari, i nostri numeri di telefono, se ci potete contattare. E poi abbiamo una pagina invece specifica dedicata ai finanziamenti diretti che si chiama Programmi Comunitari. Nella parte in rosso trovate delle banche dati. Quella in alto si chiama Bando di Scadenza, è lo scadenzario dei bandi. Lì trovate tutti insieme, tutti gli inviti a presentare proposte che sono state pubblicate nell'ambito dei vari strumenti finanziari. Poi abbiamo uno scadenzario eventi dove indichiamo tutte le giornate informative e altre giornate organizzate o dalla Commissione europea o dei punti di contatto nazionali dei singoli programmi a livello nazionale. Poi abbiamo una banca dati che si chiama ricerca partner, dove potete consultare o le ricerche partner che provengono da altri paesi o da altri enti anche italiani, oppure potete voi inserire una vostra proposta per la quale state cercando dei partner a livello internazionale. E poi abbiamo la pagina Programmi Comunitari 2014-2020, dove trovate le schede di tutti gli strumenti finanziari che vi presentiamo subito dopo questa presentazione qui. E poi abbiamo un'altra cosa particolare, sono cittadino europeo, dove trovate le informazioni su cosa devo fare per leggere in Europa, cosa voglio andare a curare all'estero, dove trovo le informazioni, e quindi è uno sportello proprio informativo per il cittadino su come orientarsi in Europa. Questa è la banca dati programmi comunitari 2014-2020, trovate tutte le linee di finanziamento che ora vi presenteremo, con una particolarità che è tutto in italiano. Quindi l'informazione la trovate in italiano. Questo è lo scadenzario dei bandi, dove trovate tutti i bandi di tutti i programmi messi insieme. In genere noi all'inizio scriviamo il nome del programma e dentro è l'oggetto del bando. E noi ora abbiamo finito questa prima parte. Allora, in genere noi facciamo un
quarto d'ora di riposo. La volete fare o vogliamo andare avanti? Dite che vuoi. Noi purtroppo possiamo tornare dalla prima perché noi l'abbiamo Quali sono i principali tipi di finanziamento dell'Unione Europea? Esistono essenzialmente due gruppi principali, finanziamenti diretti che vengono gestiti direttamente dalle singole direzioni generali dell'Unione Europea e finanziamenti indiretti che partono sempre da Bruxelles ma poi vengono gestiti a livello nazionale dai ministeri, avremo i programmi operativi nazionali oppure dalle regioni e abbiamo i programmi operativi regionali. Come si può accedere ai finanziamenti europei? Per quanto riguarda i finanziamenti diretti bisogna aspettare la pubblicazione degli inviti a presentare proposte che avvengono in genere sui siti web delle direzioni generali che gestiscono i singoli strumenti finanziari. Per quanto riguarda i finanziamenti indiretti le procedure di pubblicazione dei bandi e poi di selezione avvengono a livello regionale per i programmi operativi regionali e a livello nazionale per i programmi operativi nazionali, cioè da ministeri. Quindi anche le singole imprese possono presentare le piccole e medie imprese possono accedere sia ai finanziamenti diretti che indiretti, questo poi dipende dal tema dell'invito a presentare proposte appunto che viene pubblicato. E lei prima ha illustrato brevemente la presentazione di bandi, cioè la pubblicazione di bandi, quindi la presentazione di un progetto oppure con un bando o comunque la presentazione singola in un progetto per una richiesta di finanziamento, giusto? Qual era la distinzione? La distinzione era tra inviti a presentare proposte, che sono quegli inviti che permettono di accedere ai finanziamenti nell'ambito dei finanziamenti diretti, e delle gare di appalto, che sono delle vere e proprie gare di appalto, dove appunto vince la miglior proposta al miglior prezzo, che in genere vengono utilizzati specialmente per il gruppo dei finanziamenti diretti, i cosiddetti strumenti finanziati per l'assistenza esterna, che quindi permettono all'Europa di lavorare con i paesi che sono al di là delle frontiere dell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece dal 2014 al 2020, quali sono i finanziamenti che sono stati stanziati o i bandi concorsi che può indicare? Sì, per il 2014-2020, appunto in questo periodo di programmazione, ormai ci sono moltissimi strumenti finanziari. Tra i principali abbiamo Horizon, che è il programma per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il programma COSME, che è un programma per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese europee, il programma LIFE, che per esempio è un programma che si occupa di tutto ciò che riguarda la tematica ambiente e cambiamenti climatici e così via. Poi esiste Erasmus per i giovani imprenditori, che appunto permette di avviare delle nuove piccole e medie imprese per i giovani e ancora il programma Erasmus invece che è il programma principale nel settore dell'istruzione e della formazione. Gli italiani sono poco informati generalmente su questo tipo di possibilità di accesso ai finanziamenti, c'è qualcosa che si può fare per anche far sapere o capire a tutti gli italiani che c'è questa grande possibilità che non viene sfruttata? Esatto, e questo è un po' l'obiettivo dei centri Europe Direct, cioè quello di cercare di organizzare attraverso queste giornate informative o altre iniziative, di informare la popolazione su queste opportunità per fare in modo che la popolazione che utilizza questi finanziamenti aumenti, appunto perché l'Italia rimane sempre un po' il fanalino di coda nell'accesso ai finanziamenti europei.